È il torba che c'è l'equipo. Bello. Ecco, meglio, meglio, no? Decisamente. Decisamente meglio. Questa la metterei nell'intro. Sì. Buongiorno, buongiorno. Siamo tornati oggi da Valli del Pasubio. Siamo a Valli del Pasubio o Pian delle Fugazze? Pian delle Fugazze. Pian delle Fugazze, perfetto. E sentiero semplice oggi, la famosissima strada degli eroi, mulattiera larghissima, niente di impegnativo, vedremo se riusciamo a trovare qualche sentierino che la taglia, giusto per complicare un po' l'avventura odierna. E partenza quindi da Pian delle Fugazze, arrivo al rifugio Achille Papa, semplice. Per diciamo riscaldamento prestagionale, esatto, sì. Stiamo man mano un po' incrementando la difficoltà, visto che siamo stati fermi tutto l'inverno in pratica, e quindi oggi facciamo questo, poi ci impegneremo a fare qualcosa di un po' più cattivo nelle prossime settimane, anche perché abbiamo anche quest'anno un viaggio, esatto, di cui non possiamo ancora dirvi nulla, ma arriverà. Bene, a dopo. Ciao. I went from side to side to tell my travel come alive. I can't wait, the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. And there's a screaming in there, telling me to leave for a while. So for the first time I trust him, right on, I'm gonna ride my own line on. I wanna escape and restart all. Bene, siamo arrivati un po' più della metà, siamo qui davanti alla galleria del generale Davé. O Davé. Ci giriamo per far vedere la galleria. Sì. Ecco qui, però ci piaceva di più lo sfondo di prima, che era più scenografico. E cosa dire, anche se non era preventivata così impegnativa, in realtà la neve ci sta un po' massacrando. Sì. Perché non siamo mai, come si può dire, tranquilli del fatto di mettere i piedi nella posizione corretta, perché il ghiaccio è sempre dietro l'angolo o lo sprofondamento. Mm. Esatto, ho visto Nicolò fino al ginocchio. Fino al ginocchio, a un certo punto. Non siamo Legolas. No. Perché ha visto il Signore degli Anelli, tipo lui, io non riesco. Oh no. E bene. E comunque sentiero facile, cioè sì. Sono, forse per la neve va bene anche per i bambini. Esatto, stavo attendendo di 2 anni. Questa bella frase fatta di Nicolò. Che... No, frase fatta. È un sentiero che può fare chiunque, insomma, sì, anche le famiglie, anche gli anziani. Esatto, con calma. Alla fine è una strada forestale percorsa da mountain bike, quindi se volete anche venire su col mountain bike, per chi ce l'ha, per chi... A chi piace, potete arrivare tranquillamente fino al rifugio Achille Papa dal Pian delle Fugazze, che è la località da dove abbiamo lasciato la macchina.
Adesso passeremo la galleria, ci troveremo quindi nella Val Canale e in teoria vedremo il rifugio. Mancano ancora circa 200 metri, sì, scarsi, siamo quasi a 1.800 qua, quindi 1.900 metri di dislivello e non so, un'oretta scarsa di cammino. Cosa dice cartello? Non dice niente. Perfetto, ottimo. A dopo, quando avremo conquistato il rifugio, chiede papà. Come potete vedere, freddo monster, infatti che io non ho e quindi sto morendo. Tutti i guantini sono sentiti che vanno dentro sul bagno. Beh, guarda Nicolò, mi faresti un piacere super non so enorme. se ti va perché le mandano Vabbè, piuttosto del freddo, vabbè. Questo è il rifugio Achille Papa e il vlog fatto bene lo faremo dopo perché freddo, tanto freddo. 2 hours later. Bene, andiamo alle robe serie. Passiamo alle cose serie. Allora, siamo, non dico alla fine perché ci manca, penso, 2 ore, circa, sì. Cosa te ne è parsa di questa uscitina di riscaldamento in vista della stagione? Essendo puro e mero riscaldamento, ovviamente forse era semplice. Semplice, però con i suoi bei 800 metri di dislivello, comunque. Niente da dire. Infatti era per allenarsi, no? Per fare una scampagnata a fare il picnic, insomma. Come abbiamo già detto prima, il ghiaccio è stato il grande problema di oggi, perché molto spesso le strade, sì, no, qui niente, però tipo c'era tutta la strada, tipo qui adesso dove arriviamo, c'era tutta la strada ghiacciata e quindi sempre con il passo guardingo per cercare di evitare lo schianto sul terreno. Era un po' per il momento toccando, nessuno si è fatto male. toccando tutto il toccabile. Sono morto, però anche qui, come vedete, la situazione si fa complicata, qui c'è anche il ghiaccio di sacco, ragazzi, una dimostrazione pratica subito come si fa a scivolarsi il ghiaccio, come si muore. Quindi niente, no, mi resta, anzi, non ci resta che salutarvi e ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sul canale di Vigna Travel Apprentice. E ovviamente se vi è piaciuto vi invito a mettere like e soprattutto se volete, se vi interessa l'economia, il canale del cui presente Nicola che continua a promettere nuovi video ma in realtà ci sto lavorando, ci sto lavorando, però non perdermi ansia. No, però sembra tu abbia il blocco del YouTube. Può essere, se no. E quindi aspettiamo le tue news. Comunque, se volete seguire anche il suo canale, lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Ciao ciao! Ciao. Niente signori, come detto 3 secondi fa, Nicolò è caduto. Tutto a posto? Aiutami a Sì, adesso arrivo.